E oh mio Dio, cos'è sta nube nera? Sta per sbucare Herobrine, per forza. Guardalo là, guardalo là. Circa una settimana fa stavo girando per l'internet e ho scoperto che dei ragazzi americani, palesemente sempre americani, hanno trovato il seed nel quale è stato trovato Herobrine per la prima volta. E ho pensato, perché non farci un video e sperare di ritrovarlo? Perciò andiamo a caccia di Herobrine, il seed ce l'abbiamo, in caso vi lascio tutto in descrizione. E nel dubbio lasciate un like sulla fiducia. E in caso non dovessimo tornare indietro, beh, è stato un onore conoscervi. Quanto vecchio! Ho fatto con Paint la scritta di Minecraft. La faceva meglio il mio falegname con 1000 lire. Cioè, davvero c'era anche il multiplayer. Vabbè, lasciamo perdere. Clicchiamo sul mondo. Cosa? Ah, a parte che non posso correre. Perché? Cioè, oddio, lagga la versione alfa 1.0.16. Sì, ma non è questo il punto. Perché così? Amici, sinceramente non saprei il motivo per il quale è così. Madonna, non ci capisco niente. Oddio, non si capisce niente. Doppio sole, siamo su Mercurio. Allora, già siamo nel seed di Herobrine e la cosa mi viene un po' così. Sono un po' scioccato, sì, non saprei cosa dire. Non so perché me l'ha startato così il mondo, però c'è un poll. Ora vi spiego un po' di cose. Allora, se andiamo nelle opzioni, scrivetemi nei commenti perché è così. Oddio, non si può correre. Gioco davvero? Sono un attimino sconcertato, quindi se mi vedete un po' tipo con la bocca aperta così, sapete bene il motivo. Carino come seed. Vabbè, mi giro il menu. Ah, ok. Allora, per voi è passato un taglio, per me 6 giorni. Praticamente ho, non lo so, mi aveva startato il mondo col 3D Anaglyph. Anagli? Con il 3D Anaglyph. Mai sentito? Così. On, sì, esatto. E vedete che con quello on succedono ste cose. E lagga anche. Non chiedetemi perché, ma lagga. Quindi basta fare off. Ah, sì, però, Dio mio, cioè farmi entrare nel mondo di Herobrine con sto coso on, anche no, grazie. Vabbè, allora, quindi torniamo alla normalità. Oh, che carino Minecraft così, con i colori molto sbarazzini. Io qui in parte c'ho, magari ve la metto anche a schermo, ho la foto esatta del luogo nel quale si trova, o al meglio, hanno trovato Herobrine per la prima volta. Non ci sono mai stato, sono abbastanza intrigato da questo video, magari l'hanno già fatto in 700.000. Volevo farlo anch'io per dire almeno una volta nella mia vita, sì, sono stato nel seed nel quale hanno trovato Herobrine. Sto guardando la foto, sarà difficile ritrovare il posto, sì. In caso non dovessimo trovarlo, magari vi lascio una clip di quelli che l'hanno trovato, non so, mi inventerò qualcosa. Anyway, non si può né correre. Cosa ho appena fatto? Oddio, posso attivare le nuvole. Ah, boh, mettiamo l'atmosfera un po' così. Sì, dai. Sì, atmosfera tattica, ma do che creepy. Certo, ora capisco perché ero bene spawnato in questo seed. Tra l'altro, il tutto, sia il seed che la versione, che il bla bla bla, ve l'ho scritto nel primo commento, ve l'avrò messo in evidenza. Quindi, in caso qualcuno volesse farci un salto e dire ai propri amici: "Uè, bro, sono stato nel seed di Herobrine", proprio così dovete dirlo, altrimenti non funziona. Potete farlo. Quanto sei lento a spaccare il legno, Dio mio. E niente, mi tengo l'immagine sott'occhio, ci facciamo un giro, speriamo di trovare qualcosa. Oh, la nebbia c'è. Esatto, è la stessa nebbia. Molto bene che l'abbia messa. Purtroppo le coordinate non posso metterle, perché come vedete se schiacci classici F1, 2, 3, 4 non succede niente. Che cos'è quel coso lì in parte Minecraft? Che cambiamenti hai fatto in tutti questi anni? No, si sta facendo notte, madò. Vabbè, cioè tu ti abbassi di un blocco, blu, si fa notte, sali, blu, 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 vabbè, lascia perdere. A parte il fatto quanti alberelli caduti, Dio mio, è una strage. E poi cosa sono sti 6 cosi? What? Ah, un bug. Madonna, sto seed è tutto buggato. Guarda, se mi dovesse sbucare Herobrine per sbaglio come jumpscare. Ma guarda, sono tranquillamente non sorpreso. Perché da tutto quello che stiamo vedendo. Gioco, gioco. E questo è quello che succede su un computer da 1400 euro. Va bene, torniamo al coso. Rifacciamo. Ed è tornato vivo. Io vi invito a guardare il video. Cioè, non mi laggano i giochi con la qualità stupenda, infinita, che dici, Dio mio, sembra di essere nel gioco. E mi lagga Minecraft, la prima versione, alla qualità che dici che è una merce, cioè sostanzialmente questa qualità fa vomitare. Va bene Minecraft, va bene, hai il mio rispetto, ok. Vabbè, comunque, quante differenze tra il primo Minecraft, ho visto ancora i cosi buggati, e il Minecraft di adesso. Dio mio, non c'è niente. Cioè, se io volessi fare... Cosa ho appena fatto?
Come si apre l'inventario? Ah, con la I. Con la I. Ok, quindi se io volessi fare sti cosi, dai, almeno questi sono uguali. Oddio, non me li fa mettere col coso rapido. Va bene. Sinceramente, mi farei anche una spadina. Perché si sa che di sti tempi... No, magari ridammi il... Ok. Di sti tempi, di sto Sid, che fai te ne privi? No, che non te ne privi. C'è nessuno, uno, uno... Sì, ero io a fare l'eco. Andiamo avanti. Oh, comunque con lo 360. Dicevo, i colori sono alquanto interessanti. Era un botto accesi. Oh, basta, sti alberelli caduti. Dio mio, è la sagra dell'alberello caduto. Guardando la foto, che mi si è spenta. Riguardando la foto, il posto è alquanto introvabile. Se voi sapete come attivare le coordinate in queste versioni iniziali, oh, fatemi un fischio e ditemelo, così magari le andiamo a cercare per davvero. La musica è on ma non si sente. Avrò messo la mia musica creepy un po' di sottofondo per fare quello. Guarda Fancy, va là il Fancy, va che pippa. No, ma come fai a laggarmi? Ok, guarda che pippa il Fancy. E se io facessi fast, molto meglio, molto molto meglio. Oh, vedi che un'altra storia. Oh, primo animale. Il primo animale non si scorda mai. Primo e molto probabilmente ultimo, perché in sta nebbia non ci vedo niente. Ah, poi una figata che mi sono accorto adesso. Non abbiamo le cosciotte. Cioè, quindi era un survival del tipo oh, perdi la vita ed è finita. Madò, che ricordi. Fatemi sapere, tra l'altro, uno, che cos'è quello schifo. Due, da che versione di Minecraft avete iniziato a giocare. Io la mia non me la ricordo. Di sicuro non era questa. E di sicuro questo penso sia Graveler. Oddio, non ci dice neanche i nomi. Che imbarazzo. La missione era quella di trovare un pollo. Ce la faranno i nostri a trovare un pollo? No. No. Però, una setta di pecore. A pecore, cosa stavate facendo? Cioè, tu gli tiri una sberla e loro ti danno la lana. Questa è magia, Johnny. Ok? Ok. Me la son cercata. Te la sei cercata anche tu, biatch. Me la sono assolutamente. E oh mio Dio, cos'è sta nube nera? Sta per sbucare Aerobrain, per forza. Guardalo là, guardalo là. Ah no, era la montagna. Cioè, io volevo proprio vedere un ragazzino che giocava a Minecraft per la prima volta in questo seed, con questa luce, la notte, magari con una musica un po' creepy di sottofondo. Cioè, questo qua non ci arrivava il giorno dopo, ma tranquillamente proprio non ci arrivava. Eh no, dannazione. Vabbè, la cosa bella è che non dobbiamo uccidere. Un pollo! Abbiamo trovato il pollo! No, raga, fermi. Allora, il pollo c'è. Le nuvole ci sono. La terra c'è. Che sia quel luogo? Che sia quel luogo? Andiamo in esplorazione. Non ci vedono. Ok, gli alberi. No, raga, se l'abbiamo trovato il delirio. Ok, sembra la posizione simile. Dai, potrebbe essere questa tranquillamente. Siamo caduti. Mayday, non si vede. E no, lì dentro non ci entro. No, sì, certo. Sì, certo. Sì, certo, non ci entro mai io nella vita lì dentro. Ok, il gioco vuole che entriamo, però io non voglio entrare, grazie. Quindi se magari mi fai un saltino di qua e poi... Perché il gioco non vuole farci andare via? Ah, c'è un blocco. Potrebbe essere questa la zona. Vedo l'incanalatura, vedo gli alberi, però non vedo una minchiazza. Vabbè. Oh, raga, se voi entrate nel seed, fatemi un fischio, magari voi lo trovate, In caso inviatemi su Discord, punto esclamativo... sì, punto esclamativo Discord, madò. Sono abituato con Twitch, che c'è il punto esclamativo Discord. Dicevo, il link in descrizione, c'è il server Discord. E magari lì inviate le foto, se avete trovato Aerobrain, e potreste diventare leggenda. Nel mentre 360, oh my god, io lì dentro non ci voglio entrare in queste caverne. Doppio albero, attenzione, doppio albero. E la forma. Oh raga, la forma, no, non è quella. Tiridindi, musica triste. Sì, però, Dio mio, con sta nebbia, c'è nel senso, dove siamo, a Milano? Tech... mi sa proprio di sì. Aperitivino in centro, Aerobrainino tattico, figatech, aperitivo a Milano. Io sto scalando il monte Fuji qua, tipo il monte più alto della storia, e vedo, attenzione, due alberi. Ma ogni volta che vedo due alberi mi parte il pirlo di... Oh mio Dio, Aerobrain! Ma non è vero. Cioè, non si può neanche correre. Non si può fare niente in sto primo Minecraft, però ti puoi buttare, yeah. Però è bello che recuperi i cuori. Guarda, che veloce. Madò, Usain Bolt dei cuori. Ma sto buchino in mezzo al nulla, dove ci porta all'inferno? C'è nessuno?
No, non volevo cadere. Dio mio, sali, sali. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Non volevo andare nel menu. Cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Ho cambiato il render distance. E tipo, ora ci vediamo. Avete presente come vedono i falchi? Ecco, di più. È ancora più creepy. Cioè, mi fa strano. Quanto è bello sto seed? Dio mio, è il seed più bello della storia. Vanilla nella versione alfa 1. No, non la vuole nessuno. Va bene, non la vuole nessuno. Oh, siamo arrivati intanto, zitti, zitti, doppia cifra alberelli, eh. Lascia fare. Quanti fiori. Madò. Madò. Guarda quelle 3 stelle tutte ammassate. Che state facendo, signore stelle? Non so. Vabbè, la luna quadrata è un po' inguardabile, però ce ne faremo una ragione. Sì, però, signor Steve, mi faccia andare in F5 un attimo. Cioè, signor Steve, se lo faccia dire, lei c'ha la velocità di un bradipo morto da tipo 2 mesi. Cioè, che lo vedi lì che è morto da 2 mesi, che non si muove neanche se lo paghi. Bello sto saltino, sì, sto per fare un saltino. Se prendi all'acqua il delirio, ma tanto non puoi saltare. Non puoi saltare! Guarda come si muove. Vabbè, la smetto. È perché non c'è niente da fare in questo mondo. Parkour! Parkour improvvisato. Madò, schiva i blocchi verdi. Dai, chi non ha mai. Avete presente le strisce pedonali? Dai, chi è che non ha mai fatto zigzag tra le strisce? Io sì, l'ho già fatto. Fatemi sapere se l'avete mai fatto. Quindi, la nostra ricerca. Dov'è l'F5? Era qua. La nostra ricerca di Herobrine, non è stata fallimentare in realtà. Però c'è questa stradina verde che mi intriga. Cioè, raga, cos'è bella sta stradina nel. Bello, 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 bello. Non è stata fallimentare? No, no. Perché abbiamo scoperto che questo mondo con le stelle è abbastanza inquietante. Con le nuvole la notte, fidatevi, meglio spegnere il gioco. Ah, e pure lagga. Lagga, vi fa partire i colori strani. Ma se tipo io mettessi i colori strani la notte, ora che ho capito che. Esatto, si fa così. Tech, done, back to game. Che cos'è quello? Presidente. Non saprei come commentarlo. Siamo tutti d'accordo sul fatto che non saprei sinceramente come commentarlo? Quindi, io direi. Oddio, abbiamo anche le cose tutte bianco e nero. Oddio, dove siamo tornati negli anni 60? Eh? Sono proprio loro? Era così il cielo negli anni 60? Non so, ditemelo magari. Così mi do una regolata. Quindi, dall'alto di questa schermata alquanto creepy, ma perché no interessante, direi di fare un ESC, salviamo e torniamo al titolo. Spero che questo video vi abbia inquietato, ma vi sia anche piaciuto. Vi ringrazio per la visione, fatemi sapere entrando nel server Discord se tramite il link che vi ho messo in descrizione avete trovato Herobrine. Magari qualcuno l'ha trovato. E vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 19, con un nuovo video, sperando che non sia così creepy. Ciao!